my god! Sono tornato con la voce e col microfono della potenza, perché il mio microfono è nero per compensare il rosso che sta lì in fondo nel resto della redazione. Esatto, esatto. E il microfono unito Hamas sarà vencito, ricordo. Esatto. Vai, che oggi siamo senza i due Antoni. In realtà Antonio l'avete visto fino a 10 minuti fa a giocare a Crota. E Destinai o Destiny? Destiny. Da Destiny. Destiny. Pare il crucco, pare. E ha finito, l'ha finito poi il ride di Crota o no? Io non manco ho visto. Boh, yeah. Avrà finito per forza, è sicuro. E Tanzo sta a casa, potete mandargli un messaggio di vicinanza perché sta un po' malaticcio. Allora, iniziamo con la notizia bomba, io direi. Qualcuno di voi sta seguendo in chat perché yes. Io non ho cambiato. Io ho la chat aperta. Attento alla chat. In giro dicono già che sto parlando troppo. Grande Vincenzo, c'è anche il microfono torno, oggi. Torno il, microfono del potere, ce l'ha lui. Quindi proprio non puoi neanche. Niente, posso anche usare la scusa che ho usato di solito. Che non ho il microfono, bravissimo. Tu c'hai tutto e di più. No, volevo vedere se abbiamo cambiato la fascia. Sì, pausa caffè o la redazione. Qualcuno l'ha già cambiata. Probabilmente sarà Jacopo. Sì, in campione dei incassi. Campione, allora, dicevo, partiamo alla notizia del giorno. Che ovviamente è la conferma di una voce di corridoio che in realtà noi addetti ai lavori ci stava arrivando già da un bel po', la conferma di Forza Motorsport 6 che uscirà su PlayStation 4 il 31 luglio e PC il 31 luglio. Il 31 luglio, esattamente. Esatto. No, uscirà ovviamente su Xbox One, non si sa quando, però c'è. Esatto, non è neanche confermato l'uscita in quest'anno, anche se ha confermato Microsoft ai ragazzi di Polygon che sarà giocabile. O probabilmente il gameplay si vedrà, non si capisce bene perché. Il gameplay non si capisce ancora bene perché da alcune fonti dicono che sarà giocabile, altre dicono che verrà mostrato il gameplay giocato, quindi diciamo le due cose differenti, già alle 3 di quest'anno. Ne parlavamo, ne discutevamo, non mi ricordo quando, su un fuori onda proprio con Iodice, lui diceva che effettivamente ultimamente Forza Horizon e Forza Motorsport si stanno distanziando di un anno per uno. Perché sì, Forza Horizon 1, poi c'è stato l'anno dopo Motorsport 5, poi Horizon 2, e quindi ci potrebbe essere la scommessa di un Motorsport 6 in uscita questo autunno, fondamentalmente. Sì, sì. Ci potrebbe stare alla fine, però per ora non è ancora confermato. Ovviamente di nuovo sviluppo esclusivo di Turn 10, come sempre, come capita in tutti in questi casi. Presentato alla fiera dell'auto di Detroit. Approfittando della fiera. È molto bella questa cosa, perché la fiera dell'auto a Detroit, città depressissima, torna la Fiat, quindi rinasce. Con la fiera è una bella occasione per dare un bel impulso anche a Xbox One, a Detroit, in questa occasione di rinascita per la città. E Detroit casa della Ford. Esatto, tra perché l'altro, la macchina è la nuova GT30, no, come si chiama? Non si chiama solo Ford GT? E basta, GT, secondo sì. me non ha quindi non ha una rinascita per tutto, per la città, per l'industria automobilistica e anche per la console Microsoft, che comunque già piano piano sta vendendo. Avevano dicevi che ti faceva abbastanza cagare. Sì, preferisco il design quello classico, meno spigoloso, sì, quello più vintage. Allora, io in realtà non ho è brutta, avuto mamma mia, avercene. Questa informazione che in realtà c'è stato un dibattito che erano indecisi se mettere in copertina proprio per il fatto della Ford, Fiat, Detroit, General Motors, se mettere in copertina la Ford GT o la Fiat Punto. Poi, la Punto del nonno, quella vecchia. La Uno Turbo, se anche se sentivo. Posso prendere una caramella di questa cosa? Certo, per prendere la tua. Come dai? Ah, non vuoi una? Non gli piace la Vincenzo questa. Va bene. E quindi c'era questa indecisione fra la Ford GT, la Fiat Punto e la Uno Turbo. E alla fine l'ha spuntata la Ford GT. Non so come mai, perché insomma la Uno Turbo pure io me la ricordo che c'aveva la bagliante col pulsante tac tac tac. Che lanciava la bagliante sulla leva del coso. C'era sempre. Quella per me era fantascienza. L'adesivo del vagabondo dietro, te lo ricordi? Pure i tre coniglietti, no, quelli stavano sulla Golf. C'era questo mio compagno di liceo, che saluto pure, Andrea. Che a 16 anni già guidava. No, beh, cioè, cazzo, il quinto c'aveva la macchina e c'aveva la 1, che era proprio quella del nonno, tra l'altro, che fa l'idea, aveva la 1 turbo, mi ricordo sempre, andavamo in giro e c'era lui quando doveva abbagliare che faceva quel crack, 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 che veramente era... Il pulsantone nero, me lo ricordo. Sì, che non era un pulsantone, era una leva che faceva su, che stava su all'altezza delle bocchette dell'aria. Incredibile, per me era fantascienza quella roba lì. Tutti i GT40. GT40, quindi ha un nome, GT, pure io avevo letto solo Ford GT. No, GT30 era quella vecchia. Vabbè, chi ha un po' più di età se lo ricorda. Vincenzo, per esempio, non si ricorda neanche le macchine. Tu te le ricordi le macchine che avevano la leva dell'aria? La leva dell'aria? Ma dici la cosina... Che dovevi tirare quando accendevi la macchina. Vedi, pure quella è scomparsa. Io me la ricordo. Io pure la Y10, io c'avevo la Y. Mamma aveva la 126. Addirittura. Beh, sono più antiche. Che si accendeva ancora proprio con l'aria. Come due levettine dell'aria in mezzo. Esatto, sì, come la 500. Io mi ricordo, c'avevo la Y, la primissima macchina che ho guidato, che era la Y ancora auto bianchi.
e che c'aveva fire indistruttibile. Esatto, e c'aveva la leva dell'aria che dovevi accendere, dovevi tirare quando accendevi la macchina, incredibile proprio. Va buono. La 126, mamma mia. Abbiamo detto tutto di... Lunga 1,5 metri, omologata per 4. Di Forza, di Forza Motorsport. Era notizione della giornata questo. Quella era notizione della giornata. L'altra notizia interessante con cui facciamo un applauso riguarda ovviamente Kazuo Hirai. Che praticamente ha avuto questo premio totale a vita, che mi fanno sempre ridere i premi a vita. E, appunto agli Emmy Awards che avrà questo premio, ha avuto questo premio a vita per il suo lavoro fatto con PlayStation. Ti piace? Cioè categoria generica premio a vita, cioè vuol dire categoria per la carriera, per il lavoro effettuato su PlayStation. Non c'è una carriera, non c'è una categoria, perché vedo Xbox One ha vinto tecnologia e ingegneria, invece Kazirai probabilmente è il premio a vita come l'Oscar, no? L'Oscar alla carriera, gli hanno dato l'Emmy Awards alla carriera per il lavoro fatto su PlayStation. Okay. Immagino poi non sapevo se fosse possibile una cosa del genere agli Emmy Awards. Ti dispiace, preferivi perlo te, se sapevi entravi in concorso, ma se lo sapevi andavi contro Kazirai? No, che magari potevi vincere te l'Emmy Awards alla vita. Quello, capito? La scelta in realtà era tra me e lui. A chi è riuscito a intrattenere di più le persone? Se me in pausa caffè o lui con PlayStation. E la sfida è stata abbastanza combattuta. Sì, sì. La seconda notizia, realmente, quella era la prima, notizia della vita, il nuovo Nintendo 3DS. Ah, è vero, giusto. Il new Nintendo 3DS, che a quanto pare è uscita questa informazione... Tra l'altro, se non sbaglio, c'è il Direct domani? Sì, mercoledì domani, e secondo me sarà il giorno dell'annuncio. Sì, per forza. Praticamente sembra essere uscita la conferma di questo new Nintendo 3DS che arriverà in America il 13 febbraio, quindi a diversi mesi di distanza. Un gran bel regalo di San Valentino. Esatto, 3 mesi di distanza dall'uscita giapponese, che ricordiamo la console è già disponibile in Giappone da novembre, se non ricordo male, e in Australia. Che infatti ne ho comprati 2 e li sto vendendo. Uno già venduto in realtà. E praticamente il nuovo Nintendo 3DS, il new Nintendo 3DS e il new Nintendo 3DS XL sembrerebbero in uscita il 13 febbraio in America. È un'indiscrezione. Che però è molto probabile che domani ci sarà questo annuncio. Allora, è molto probabile che ci sarà questo annuncio. In più diciamo pure che molto probabilmente, se annunciano la data di uscita americana, se non sarà contemporanea, sarà pochissimo dopo anche quella europea. È difficile che tengano separati questi due mercati di settimane o mesi. Quindi probabilmente entrambi usciranno contemporaneamente. Tranne in Italia, che esce assieme al nuovo Star Wars. Quindi prima. Quindi dopo. Scusami, è vero, quest'anno è 3DS, ho detto una cazzata, scusami. Insomma, questo è da vedere, questa cosa qui. E niente, ti ho mandato una mitica GIF che non so come abbiano, cioè non ho più una tua vedere. GIF? Una GIF, no, una mitica GIF. Andiamo a vedere la mitica GIF. Di The Wolf Among Us, che mi ha fatto abbastanza ridere. Però questo ci... Ma è finto, sarà un bug. Un my bug o una più pallida idea. Però questo ci dà il là per l'altra notizia, che è quella di Telltale, che ha cambiato CEO e adesso è il mitico Kevin Brunner. Però la cosa più interessante è il fatto che comunque stanno lavorando, oltre ai 1000 progetti che già hanno in cantiere legati a franchise già esistenti, una nuova IP. Ah, la loro seconda nuova IP della storia. Che la prima lo sai qual era? La prima è... aspetta, quale cazzo era la prima? Texas Hold'em. La prima nuova IP di Telltale. Io stavo pensando, ma... E la prossima sarà? Non si sa. Briscola Roman scopone scientifico. Esatto, no, allora ad episodi tra ad episodi. No, io allora, Alberto Sorti. Io credo in realtà, ho visto che c'è stato un sacco di dibattiti. Io credo che le due cose siano completamente slegate, cioè il CEO è sceso dalla sua carica di CEO per far salire il suo secondo, perché erano i due fondatori, fondamentalmente uno ha detto mi sciacquo dal ca e l'altro fondatore è diventato il nuovo CEO. Io credo che le due cose siano indipendenti dal fatto che adesso quindi inizieranno a sviluppare roba nuova. Io credo che quello abbia fatto abbastanza soldi, si sia rotto il cazzo e ha detto ciao a tutti, me sciacquo. Invece l'altro è rimasto. In più credo che giustamente, visto che ormai avranno monetizzato parecchio, perché io credo che ormai loro siano una società fuori quante 140 persone, soprattutto con Texas, con Texas Hold'em. Esattamente, sono 140 mi sembra, 160, una cosa del genere. Adesso non mi ricordo il numero, ma immagino siamo grossi, perché comunque per portare avanti tutta quella roba, nonostante non ritardino in continuazione, esatto. Il nuovo Game of Thrones, tu hai sentito qualcosa del nuovo episodio? È scomparso, è scomparso completamente. Secondo me per fare quello devono aver ucciso, qualcuno deve essere morto per fare quel primo episodio entro l'anno scorso. E però boh, si è effettivamente scomparso. No, io credo sia una cosa normale che dopo a un certo punto
quando hai monetizzato comincia a voler sviluppare qualcosa di tuo. Più che altro ti butto questa domanda, vi butto questa domanda. Dove me la butti, la domanda? A tutti e due ve le butto. Secondo voi faranno comunque una avventura episodi ma di un franchise loro, cioè che lo creano, oppure fanno proprio un altro genere, tipo non so, uno shooter in prima persona? Questo secondo me. Una cosa episodica su un franchise nuovo di zecca potrebbe essere rischioso, perché iniziare, cioè fidelizzare il pubblico su un qualcosa di completamente nuovo, anche se il prezzo magari non è altissimo, potrebbe essere uno. Però c'hanno esperienza. C'hanno esperienza, sì, però un conto è lavorare su Game of Thrones, su The Walking Dead o quello che ti pare. Potrebbe essere una cosa complicata. No, sai che io magari spero... un one shot fatto bene, magari invece, e poi dopo magari andare avanti con un seguito magari episodico, però no, cioè iniziare una cosa nuova e finire sul più io bello. Io spero che approfittino dell'occasione per sperimentare, capito? Cioè approfittino di questa nuova IP per fare qualcosina di diverso rispetto, di un minimo diverso rispetto alle altre. Quindi secondo te fanno un'altra cosa? Un'altra cosa, sì. Non mi auguro almeno una, l'ennesima avventura no, stile The Walking Dead, Wolf Among Us, Game of Thrones, sul loro progetto. Quindi potrebbero sperimentare, se gli va male, sti cazzi, perché tanto hanno altre produzioni. E invece se gli va bene può essere interessante per non cominciare a fare qualcosina di diverso. Uno strategico allora, in prima persona no, io la penso, cioè la spero tanto come Vincenzo, ma cioè sì, approfittino per fare una cosa nuova di zecca, anche se ho molta paura, non lo posso nascondere che ho molta paura che loro cavalchino comunque quello che li ha resi noti per fare la stessa cosa ma magari con, cioè un IP loro, che ne so, dei personaggi che si inventano una storia, un universo, eccetera eccetera. Se dovessi buttare i miei soldi, mi piacerebbe tantissimo vedere un action RPG con veramente delle decisioni, delle conseguenze su quello che si sceglie alla The Witcher, fatto da Telltale. Cioè un bel action RPG di un universo fatto da loro, ma con tanto gioco, solo con giusto gioco, perché quello, giusto, cioè, gioco, se fanno, alla fine fanno l'ennesimo libro game, no, un giusto, una giusta quantità di gioco comunque. Non mi dispiacerebbe. Mentre accumulato un po' di info, ne approfitto per rispondere un po' di domande che sono arrivate. Io sto guardando la chat normale, quella di Twitch. Allora, le primissime riguardavano Alien. Alien lo facciamo giovedì, quindi eliminiamo la prima cosa. Poi chiedeva Giden se faremo la recensione di Assassin's Creed Dead Kings, se la troveremo entro i prossimi giorni. Sì, ci è arrivato oggi il codice, ma intanto il gioco esce domani gratuito, il DLC. La faremo, non so se per questa settimana o per la prossima. C'era anche un'altra domanda. Sì, allora. Ah, vai. Quella di Destiny? No, voglio domanda allora. Di servizio. Un utente, adesso non mi ricordo, chiedo Venia se stiamo lavorando a un nuovo Te lo dice. Domani inizierò a lavorare su un nuovo Te lo dice. Quindi, molto realisticamente, venerdì lo gireremo e per il weekend ci sarà una nuova puntata. L'altra domanda invece arriva da Willow, che dice: lui che non ha mai giocato agli shooter in prima persona, suppongo, ha visto oggi però a pranzo con Destiny e si è eccitato tantissimo e gli è venuta voglia di provare Destiny, e chiede se può essere per lui, se secondo noi è un gioco adatto per chi vuole iniziare a giocare agli shooter. Sì, secondo me sì. Per me no. Nel senso che come meccaniche è così vario, così vasto, con spazi ampi, che quindi ti permette di, come dire, di giostrartela bene, visto che non c'è un ritmo esasperato. Se non hai mai giocato un FPS e non c'è un ritmo esasperato, puoi iniziare a fare piccoli passi per iniziare a giocare bene. Certo è che è di una complessità estrema se lo vuoi sviscerare a dovere, però come meccanica in sé per sé la campagna è un buon, come dire, è una buona scuola per uno che non ha mai giocato agli FPS. Allora, certo, dura poco. Non è il massimo come storia, però come meccanica in sé per sé, secondo me è un'ottima palestra per iniziare il genere. Perché un Call of Duty martella con la velocità e con il ritmo può essere un po' complicato se non hai mai giocato. Invece un Destiny, bene o male, riesci a cavartela meglio. Allora, pur apprezzando, accettando assolutamente la valutazione di Matteo, io la penso in modo, come sempre capita proprio in Matteo, sì, in modo abbastanza opposto, nel senso che da un lato, per esempio, mi sentirei di consigliarti proprio per prendere confidenza con quello, la meccanica. Sì, assolutamente. Con la questione shooter, io comunque rimango convinto che Call of Duty fa sempre il suo lavoro, perché lo puoi impostare a facile, ti dà quell'esperienza tipica degli shooter in prima persona, cioè che devi solo sparacchiare a destra e a sinistra, non ti devi preoccupare di nient'altro, e soprattutto ti godi anche una storia accettabile, comunque una narrativa accettabile, dura poco, quindi non ti ci stanchi di sicuro, lo finisci Dopodiché io per esempio metto comunque in un bel posto anche Borderlands, sia il primo che il secondo, pur facendomi cagare i Borderlands,
col fatto che alla fine ha una meccanica RPG di fondo, viene molto incontro quando non hai una grande manualità con gli analogici. Io ho fatto provare pure per esempio Eli, col fatto che bene o male, essendo un RPG, cioè di base, alla fine come miri, tanto conta quasi sempre la statistica della potenza però dell'arma. Però hai colpi critici però a bordo. Solo in testa però, perché altrimenti dove becchi alla fine sì, ti aiuti a fare dei numeretti, capisci che hai colpito. Sì, poi vabbè, cioè, non è particolarmente complicato con l'intelligenza artificiale. Sì. E c'hai la possibilità appunto di giocarlo così con grande tranquillità anche col discorso del cop. Destiny io mi sento di sconsigliarlo solo per una questione, che comunque ha una meccanica estremamente profonda, cioè comunque ti carica di roba aggiuntiva che gli shooter in prima persona solitamente non hanno. Come che ha pure per esempio Borderlands, però Borderlands è proprio super lineare, cioè spingi, qua devi farci un po' più di riflessione. E poi secondo me Destiny, se sei solo, perde il 99,9% della sua qualità, cose che invece gli altri non perdono allo stesso identico modo. Quindi ti direi che su queste cose ti puoi muovere, ma ti direi consiglia con quello che paghi meno. Così sì, se ti fa cagare, se non hai mai giocato se ti a fa nessuno, cagare, sì, non sbagli. Poi c'è ancora un'altra cosa. Dicono che lo stream si è bloccato, se avesse One, non so quale console hanno, mi ricordo la Halo The Master Chief Collection, in questo caso è una super super scuola per gli FPS. No, ma va bene, Yak, sto vedendo, sarà un problema del tipo. E poi ancora ci chiedono anche i 2 metri consigliano, insomma, anche Arion Troia, tutti più o meno lo state aiutando, quindi è posto. Chiede Holger se siamo invitati ai press event di questo mese di The Witcher 3. Mi chiedo come lui faccia a sapere dei press event di questo mese di The Witcher 3. Si vede che c'è andato. Andrà. Che c'è stato o che ci sarà? Che ci sarà, suppongo. Che ci siete invitati a quelli che ci devono essere questo mese. Noi non parliamo. Poi, Sirauron dice che vorrebbe iniziare a giocare dei titoli per Nintendo. Cosa gli consigliamo, se il New 3DS o Wii U? Gran domanda, dipende se ci giochi a caso o se ci giochi in giro. Se uno viaggia molto, vai a palla di fuoco sul 3DS, altrimenti prendi Wii U, fondamentalmente. Poi valuta te, insomma, abbastanza ovvio. Tu ti senti di consigliare Vince qualcos'altro? Cioè meglio il 3DS o Wii U? No, cioè, no, me solamente... è chiaro che il tempo che dedica l'uno all'altra. Sì, l'ultima annata è stata più potente per il Wii U che per il 3DS, però comunque... Come annata sì, è vero. Però comunque nel complesso, secondo me, il 3DS c'ha un... Sono abbastanza vicini. Una gran quantità di giochi, nel senso, dove vai sicuramente trovi qualcosa di interessante. Sono d'accordo. Gli hack si lamentano che ho il volume troppo alto, dicono, che urlo a condannato. Abbassa un pochino il volume. Ma purtroppo a me viene automatico urlare, quindi... E... È imperioso per Paolo. E andando avanti invece, che altro vi volevo dire? C'è qualcos'altro che vi volevo dire? No, ci sono altre notizie di degni note. Ho visto che sono usciti i voti di Famitsu. Sì, vabbè, come abbastanza, nel senso che comunque sono quasi tutti giochi giapponesi, e, tranne Lego Marvel Super Heroes con un 33 su 40. È stato premiato Tales of Zestiria con un 36 su 40. Il discorso è il solito, cioè Famitsu con i JRPG, i voti sono, insomma, random. Sempre un po' random, quindi tocca un po' vedere. E no, invece leggevo della notizia di del possibile sequel di The Last of Us 2, il cui brainstorming è stato messo in stand-by, visto che comunque, insomma, ormai sembra abbastanza palese che ci sarà un The Last of Us 2 prima o poi. Però il brainstorming è stato messo in stand-by per lavorare al 100% su Uncharted 4. Più che altro perché Druckmann, che era uno dei personaggi principali dietro il primo The Last of Us, adesso è coinvolto nel nuovo Uncharted. Quindi, insomma, hanno sospeso la lavorazione su questo possibile nuovo The Last of Us. Più che altro sarà interessante vedere se nel frattempo c'è un altro progetto, no? Che stanno portando avanti. Non si vocifera da tempo che loro abbiano un'altra IP nuova. Non un'altra IP nuova, abbiano un altro progetto. Un altro progetto. Mi sembra non abbiamo mai parlato di proprietà intellettuale. Un altro progetto che non è né The Last of Us né il nuovo Uncharted. Perfetto, quindi sarà interessante capire come si stanno muovendo. Io credo che sia una. Tu stai andando via quando fai così. Vuoi farti vedere bello? Ciao Matteo, ci vediamo domani. Allora, bisognerà vedere, nel senso che secondo me è una grandissima paraculata, cioè in verità non vogliono che si distragga attenzione da Uncharted 4, ma io dubito che loro contemporaneamente non abbiano messo 5, 10, 15 persone in preproduzione sul loro progetto nuovo, mi stupirebbe se fosse così. Quindi detto questo ti direi, secondo me stanno facendo al 100% The Last of Us 2.
cioè comunque almeno in preproduzione ce l'hanno. Sì. Su questo progetto nuovo mi dà tanto l'idea di quella roba da tenere nel cassetto nel momento in cui i franchise più importanti non gli vadano benissimo, allora magari tenerlo, anche ne vogliono chiudere uno. Io ci credo un po' che Uncharted 4 possa essere l'ultimo capitolo. Dici del franchise? Boh. Beh, lì secondo me dipende anche da... Cioè, nel senso però che comunque loro ce l'hanno un... Dici che non ha venduto Uncharted tanto? Uncharted non mi sembra che sia... No, The Last of Us, no, dico. Last all'infinito. Perciò ti dico, loro comunque ce l'hanno un franchise che vende. Appunto, quindi dico, potrebbero tranquillamente finirla con Uncharted e portare avanti The Last of Us. Secondo me un pochettino sì, mi dà quell'idea lì, un pochettino. Boh, non lo so, vedrei. Però io dubito che sia vero quello che ha dichiarato lui. Penso sia una dichiarazione... furba è anche molto normale per non far distrarre attenzione, perché se avesse detto sì assolutamente stiamo anche lavorando a The Last of Us 2, il 99% delle interviste che gli avrebbero fatte da qua all'uscita di Uncharted sarebbero su The Last of Us 2, ma loro naturalmente vogliono dare focus adesso su Uncharted 4, che deve necessariamente guadagnare dalla visibilità che hanno avuto con The Last of Us. Perché comunque ricordiamo, i primi tre Uncharted non hanno assolutamente venduto tanto. No, poi comunque Naughty Dog non è un'azienda che storicamente rimane fissa su un franchise. Diciamo, quando secondo loro, per loro il franchise ha smesso di dire quello che poteva dire, passano ad altro. Questo non vuol dire poi che Sony non affidi un Uncharted 5 a un altro team. Cioè è capitato pure con altri franchise sì. In passato. Poi... Che cosa? Niente. Ah, poi scusami, pensavo stessi continuando, avevo pure di averti interrotto. Allora, Sandro Romas dice: Pierpa, tempo fa, 3-4 mesi, durante una pausa caffè, dicesti che entro dicembre saremmo venuti a sapere di una super mega bomba. È già stata lanciata? Assolutamente non è stata lanciata, ma ci sono delle indiscrezioni in giro. Quindi dico che ancora non è stata lanciata, ma ci sono delle indiscrezioni. Poi, Cottigliono chiede De Cerberus cosa ti è successo che oggi parli in continuazione. Mi hanno attaccato un microfono. Poi, Pierpaolo chiede Spartacus, Mafia 3 è stato quindi annunciato? Mi sembra decisamente di no, cioè no. Quella voce di corridoio del doppiatore. Sì, del tipo lì, però non è stato annunciato, anche perché non esiste più il team di sviluppo, quindi voglio veramente capire chi dentro Take-Two l'ha preso in mano, che ha anche vari significati, ti piace chi l'ha preso in mano? Olgar, il community manager di CD Projekt ha parlato sul forum che ci saranno degli hands-on in varie parti del mondo. Allora ti dico, siccome mi piace, tiro fuori il mio calendarietto. Fatevi qualche domanda se io settimana prossima non sono in pausa caffè. Ecco, diciamo così, diciamo. Poi andiamo avanti. È molto, allora, molto fine come ti è piaciuto? Capito? Cioè, quel dico non dico, capito? Esatto, se andiamo sul diretto. Vediamo un po'. Per il nuovo, ecco questo, Erion Troia. Per il nuovo God of War sei fiducioso, Pierpaolo, da grande fan, che cosa vorresti nel prossimo capitolo? Allora, io credo tantissimo in un nuovo God of War con Kratos. Comunque io non ci credo che loro lo hanno tolto di mezzo con quella finta fine del di Ascension, no, del 3, in quella finta fine del 3. Io non credo che l'abbiano tolto di mezzo. Io credo tanto in un God of War 4 con Kratos. E... ma tira ancora Kratos come persona? Cioè, secondo me, lo sai che lui è molto cazzo legato. Di guerriero, capito? È che secondo muscoloso me... e mezzo ignudo. Cioè, non lo so, secondo me soffre come Uncharted. Il franchise è estremamente legato al personaggio, come anche Halo. Cioè io dubito che possa esistere un Uncharted o un God of War senza Nathan Drake o senza Kratos. Secondo me fatichi veramente tanto, perché secondo me anche God of War è un gioco che non ha venduto tanto, sia il 3 meno che mai l'Ascension, a differenza dei primi due. Secondo me il grosso che lo compra è una fetta di utenza che è ormai affezionata, cioè che conosce il franchise, non una persona che tu riesci a convincere a giocarlo senza che lo ha mai visto. E secondo me in quella parte passa molto il fatto che conosci il personaggio protagonista. È vero che God of War ha un tale spessore che ci può mettere chiunque, pure mia madre ci può mettere il protagonista, perché tanto, cioè, non è certo, no, il protagonista. Infatti è il gameplay che vince lì, però è anche, cioè, anche nei giochi d'azione di quel tipo comunque gli sviluppatori stanno cercando di fare cose più ricercate. Cioè, lo stesso Bayonetta, vedi, comunque è molto più ricercato, estremamente carismatico rispetto a Kratos. Non lo so, una bella domanda quella che fai, assolutamente una bella domanda. In proposito, Sandro Romas fa una domanda che ti giro a te, Vince, tu che hai agganci con gli indie. Mm-hmm. Ma Bilo, che fine ha fatto? È in sviluppo. Cioè, quello va, da 3 anni, tipo. No, vabbè, ma insomma, il solito discorso con gli sviluppatori indipendenti. Si prendono il loro tempo. Adesso è il progetto principale loro, quindi... che c'è? Ah, c'è il PAX, adesso c'è la settimana prossima, sì. Il PAX South.
No, settimana prossima c'è quello a San Antonio in Texas. Ok. Non so se loro ci sono come sviluppatori, come presenza. Non l'ho visto. Però, cioè, tra PAX Out, il PAX quello principale e la GDC, e la GDC si sapranno sicuramente altre informazioni. Stessa cosa, rispondo, qualcuno mi chiedeva in chat di Hotline Miami 2. Io veramente ci avrei messo la mano sul fuoco per un'uscita alla fine dell'anno scorso, così non è stato, ma è evidente che gli sviluppatori se la stanno prendendo estremamente comoda. E mi auguro inizio 2015, nel senso questa primavera che esca. Però che cazzo, loro rotto, sono bizzarri. Ha un po' rotto, eh? Un po' sì. Un po' sì. Parecchio. E leggevo in questa news sul PlayStation blog americano di questo bundle con The Last of Us della PlayStation 4 con 500 GB con The Last of Us Remastered incluso, senza aumento di prezzo, cioè a 3,99 dollari. Ma non è male, assolutamente non male. Lo trovo neanche così fuori dal concept, fondamentalmente. Sto un attimo vedendo e c'avevo altre informazioni. Avevi letto tutti di Famitsu? Sì, mi hai detto. Sì. Qualcuno chiedeva, adesso non ricordo chi, scusate, chiedeva perché secondo te Famitsu è così quotata, così... Ogni volta che escono i voti di Famitsu si parla sempre dei voti di Famitsu, nonostante poi comunque... Perché è l'unica testata giapponese. E quindi... Cioè, secondo me è la principale, però qualcun'altra... Che nota a livello internazionale, secondo me è l'unica. Sì, no, beh certo, non che escono solo loro in Giappone. Sicuramente in Giappone ci saranno altre testate, ma a livello internazionale è l'unica nota e proviene da un passato fortissimo, il passato in cui il Giappone dettava legge e quindi comunque aspettavi le reazioni e l'uscita di Famitsu... Primis perché spesso parlava di giochi che o non uscivano da noi o uscivano molto dopo da noi, e quindi comunque era un punto di riferimento perché non c'era neanche internet, insomma era proprio diverso il concetto e quindi ha anche quella storia gloriosa, diciamo. E poi perché comunque ha questa particolarità che l'ha sempre fatta contraddistinguere, che è la recensione. Loro fanno queste recensioni a quattro teste per ogni gioco, cioè loro hanno una redazione dove tutti giocano tutto. Recensiscono pochi titoli al mese rispetto ad altri, no, pochi, un giusto numero di titoli al mese, ma dove appunto la votazione è basata su una media dei voti dei quattro redattori. È comunque una cosa che li ha sempre contraddistinti, che nessun altro è mai stato in grado di fare, tra l'altro, perché è una cosa molto complessa a livello, molto molto complessa a livello organizzativo, pensare di fare una cosa del genere, assolutamente. Quindi insomma, sono tutta una serie di questioni che secondo me si vanno a innestare. È ovvio che oggi il valore sempre meno, è un po' come il valore di Edge. Leggo al volo qualcosa su Twitter, visto che ci stanno tirando le orecchie sulla chat che dicono che non leggiamo Twitter. Ha ragione. Angelo dice: sarebbe bello se Naughty Dog proponesse una remastered di Jack and Dexter. Non c'era stata la remastered di Jack and Dexter. Comunque, vabbè, di solito le remastered sono progetti che vengono affidati ad altri team per conversioni e cose del genere. Vediamo. Cosa ti aspetti da Forza Motorsport 6? Io in realtà non sono mai, pur apprezzando i giochi di guida, ma dedicandoci pochissime ore, non sono mai stato un grandissimo amante dei simulatori. Io adoro gli arcade, sono un super fan di Need for Speed, Forza Horizon, che pure il 2 lo sto giocando tantissimo, lo Shift, io adorai Need for Speed Shift, quindi a me piace quel tipo di arcade realistico fra tante virgolette, cioè macchine vere su cose credibili ma con un controllo più arcade. Quindi comunque non è un titolo che aspetto con ansia, mi piace sempre vedere ogni volta, io una cosa che apprezzo tantissimo, che come con i giochi di calcio, come con i vari Call of Duty, apprezzo tantissimo la bagarre che c'è fra gli adoratori di Gran Turismo e gli adoratori di Forza Motorsport. E lì è bello perché è uno dei pochissimi dibattiti che può andare avanti, perché sono due esclusive su due piattaforme concorrenti, due titoli di guida. Praticamente ormai non c'è rimasto più niente che segua questa linea, perché bene o male PlayStation non ha ancora uno shooter in prima persona esclusivo forte come può essere un Halo. Allo stesso tempo Microsoft non ha ancora un action in terza persona forte come può essere appunto un Uncharted o un The Last of Us, quindi nei simulatori di guida si menano parecchio, e questa comunque è una cosa che mi piace sempre vedere. Detto questo, ecco, non è un titolo che aspetto, quindi non posso dire che chissà che cosa mi aspetto dal gioco. Sono altre domande? Sì, qualcuno ha detto a te, per Paolo, dice Nicola, alla fine l'hai visto l'Hobbit? Sì, l'ho visto, ne ho anche scritto e ne abbiamo anche discusso.
sono stato più in linea con Matteo rispetto a quanto diceva Vincenzo, nel senso che comunque è un film sicuramente è il più bello dei tre, è quello però veramente potevo girare io, secondo me se ti mettevi con l'iPhone e facevi delle puzze veniva meglio, quindi quello è facilissimo. Detto questo, comunque io l'ho trovato un film molto godibile, nel senso che per me, indipendentemente dall'essere il migliore dei tre, è anche un film piacevole in senso assoluto, si guarda tutto dall'inizio alla fine, secondo me i tempi sono molto molto giusti. Non ho notato questa cosa appunto di Vincenzo che diceva della battaglia troppo lunga. No, è tutta una battaglia, ma dal primo all'ultimo minuto. Non è una cosa che mi è pesata, sinceramente, quindi ti direi è piaciuto comunque, alla fine un bel film, mi sento di dire che mi è piaciuto, l'ho visto con piacere. Spartacus chiede: per Paolo aspetti Quantum Break? Sì, ma non rientra fra quelli. Allora, prima di tutto io sono convinto che non esca nel 2015, continuerò a ripeterlo fino a che non è finito il 2015 o fino a che non esce il gioco. Io credo che esca all'inizio del 2016. E detto questo, cioè, io comunque sono rimasto scottato da Alan Wake. Non so se hai giocato Alan Wake. L'ho giochicchiato, ma non io sono rimasto scottato. Non mi ha preso, quindi non sono andato. Ecco, io sono stato probabilmente il più grande fan di Max Payne di tutti i tempi, proprio. Cioè, per me Max Payne è proprio un titolo indimenticabile. Sia il primo che il secondo, ma anche il terzo mi è piaciuto tantissimo. Si è visto anche nella recensione super criticata. E Alan Wake a me comunque ha scottato, perché purtroppo secondo me soffriva veramente tanto nella ripetitività del gameplay. E questa cosa che ogni episodio dovevi andare lì a riprendere le armi con sempre le stesse 5 armi, mi ha molto fracassato le palle. Fermo restando ovviamente una bella narrativa, un bellissimo universo, però mi ha scottato. Però io Alan Wake veramente l'ho seguito dalla presentazione alle 3, da demo tecnica che vidi al primo E3 a cui andai, se non ricordo male, quindi comunque l'ho sempre seguito. Quantum Break, sì, io ho molto paura della sindrome Gears of War, cioè che il 90% del gioco sia mettersi dietro una copertura e sparacchiare a destra e a sinistra. Spero che mi smentiscano e tirino fuori una cosa veramente clamorosa. Loro sono bravi, vediamo. Però non è uno fra quelli che dico: Madonna, non vedo l'ora che esca, quello è il gioco dell'anno per me. È bello che ogni volta fanno le domande, quelle informative, no? Che dove chiedono informazioni, le fanno sempre a te, perché ormai mi conoscono, sanno che io sono come Jon Snow, non so un cazzo, e quindi chiedono direttamente a te. E quindi Shinek95 dice: per Paolo, secondo te potrebbero mai fare Shadow of the Colossus 2? Vabbè, andiamo oltre, no. Questa è la domanda inutile. Questa volevo rispondere anche io. Comunque sì, no. Esatto. Vediamo. C'è la presupposizione di Gaming Addiction, la valutazione che dice: quei fari accesi della Ford in copertina non ti fanno pensare all'introduzione delle gare in notturna tanto richieste dai fan? Ah, bellissima valutazione. No, non ci ho minimamente pensato, ma io non sono così sveglio. Però è una giustissima valutazione, perché no, ci può anche stare, assolutamente. Vedo, chiedono: Blizzard farà mai Mr. Void, farà mai StarCraft 3? O finirà la saga con Legacy of the Void? Credo che finisca la saga con Legacy of the Void. Per come è andato StarCraft 2, che è andato male su tutti i fronti. Cioè, se faranno StarCraft 3, non so fra quanti anni e non so con quale idee di fondo. No, secondo me uno StarCraft 3 può uscire nel momento in cui veramente l'eSport, cioè sì, l'eSport spacca, diventa una però, roba mondiale mainstream. Però StarCraft 2 proprio su quel fronte ha faticato all'infinito, perché non ha conquistato neanche la metà di quello che ha fatto StarCraft 1, eh. Cioè, a loro gli è andato molto male come eSport StarCraft 2. Boh, non lo so. Lo vedo molto faticoso pensare a uno strategico in tempo reale fra 3 anni, StarCraft 3, boh, non lo so. No, 3 anni è impossibile. Certo non lo fanno l'anno prossimo, esatto. Deve ancora uscire questo, quindi... E poi sono anche altri progetti nel frattempo, boh, quindi... La vedo difficile molto. Scheletro 333 ti chiede qualcosa su Elite Dangerous. Dice: come ti chiami in Elite Dangerous e poi se ti sta piacendo. Allora, Elite Dangerous, faccio questa grande confessione terrificante. Ho l'account di Umberto, perché ancora non l'ho comprato, e ho avuto un paio di problemi con il PC, con il monitor del PC, tant'è che ho dovuto cambiare, avete visto l'altra volta che ho cambiato il monitor, devo ancora iniziare a giocarlo, quindi, cioè con questo account, ho giocato vari alfa, beta, quando l'ho visto pure qua in sala giochi, eccetera, e, però devo ancora iniziare a giocare bene, per ora starò con l'account di Umberto, quindi mi chiamerò Umberto. Siegfried M dice: quando si vede Jacopo la fine è vicina del mondo. No, tutto nella norma. Tutto nella norma, ci urla da là dietro.
E è possibile che StarCraft 3 diventi un MOBA? Incazza Mr. Void. No, perché ce l'hanno già il MOBA e si chiama Heroes of the Storm. Tra l'altro, in merito a Heroes of the Storm è andato online da una mezz'oretta un bellissimo speciale firmato Mattia Comba, in cui racconta, dà una serie di consigli, 10 consigli. In alcuni sono molto ovvi, altri sono molto interessanti per chi vuole iniziare a giocare Heroes of the Storm e addirittura magari non ha mai giocato un MOBA, quindi anche consigli più ovvi ritornano utili. Leggetelo perché non è affatto male. Ricordiamo tra l'altro che proprio oggi è parte l'open beta, quindi molto probabilmente aumenteranno a dismisura gli invii per partecipare. Ecco, per esempio Ciro Sagona chiede del nuovo Burnout. Non si è mai più saputo nulla. Per esempio, io ho adorato proprio tantissimo Burnout Takedown, mentre mi ha fatto cagare all'infinito Paradise. Io sono un super amante. Mi ha fatto cagare Paradise. Mi ha annoiato tantissimo. Cioè, ci ho giocato e mi ha super annoiato. Sì, secondo me non funzionava bene il concetto del free roaming in quel titolo. Non bene come Forza Horizon, secondo me. Secondo me è stato evoluto molto, è stato raffinato molto in Forza Horizon, però già lì si vedeva. Sì, per te aveva già, era già top. A me era piaciuto molto. Beh, Takedown è stato proprio. Cioè, comunque al tempo era una cosa nuova. Assolutamente, non critico la visione, ci mancherebbe altro. Però rispetto a Takedown, che ci ho giocato veramente tantissimo, il Paradise mi ha annoiato, mi annoiò subito, abbastanza velocemente, non è che ci giocai moltissimo, quindi. Vabbè, a te ti è piaciuto The Hobbit, quindi incredibile. Giustamente, dici, si riflette su quella cosa lì. Invece Bitont ti chiede Warcraft 4, lo vedremo mai? Ma secondo me sì, cioè. Secondo me è tanto anacronistico. Ma a meno che non chiudono domani, loro comunque se rigiocano. Capito, ma che ti fai? Cioè, butti fuori uno strategico in tempo reale, in un periodo in cui veramente. Cioè, è vero che solo loro potrebbero farlo, visto che persino con Diablo 3 hanno venduto a cannone, nonostante sia un action RPG di quel tipo, nonostante allora, milioni di problemi. Premesso che il franchise Warcraft se lo rigireranno in qualche modo potente. È chiaro, World of Warcraft 2 abbiamo capito che non si farà. Quindi o ti fanno un IP, cioè qualcosa di completamente nuovo legato all'universo di Warcraft, oppure la cosa più prevedibile è che ti ricicino fuori Warcraft lo strategico. Però adesso stiamo parlando del nulla, perché comunque c'è pure, come si chiama, Overwatch lì. Sì. Proprio Overwatch si chiama, sì, Heroes of the Storm. Cioè c'hanno comunque tanta roba. Poi magari vedono che svoltano con la roba mobile piccola e non so, io credo che loro a fine 2015 tireranno una grandissima riga fatta di Hearthstone, Heroes of Warcraft più Heroes of the Storm. E secondo me se tirano quelle due righe, quella riga, e vedono che tanti soldi, cioè secondo me un po' il rischio Steam Valve, secondo me un po' c'è. Ti prego, no. Secondo me un po' quel rischio c'è, cioè alla fine, perché osare con progetti molto molto grandi, cioè aggiungi Overwatch, cioè hai fatto una tripletta, dall'altra parte c'è World of Warcraft che ti porta una cassa enorme mensile. Cioè non la vedo così impossibile. Io continuo a essere sempre più convinto che World of Warcraft prima o poi si trasformi in Warcraft 4 in qualche modo. Io comunque sto giocando finalmente l'espansione Warlords of Draenor. Tra l'altro vi ricordo a questo proposito che domani sera, mi faccio un po' di autopubblicità, no, giovedì sera farò il mio primo long play da casa, il mio primo long play serale, quindi tutto a posto, finalmente ce lo dovrei fare giovedì, appunto, dove giocherò Warlords of Draenor con un altro personaggio, quindi dall'inizio. Io sto giocando, comunque hanno fatto un lavoro sulla parte narrativa con Draenor che è incredibile, cioè fai queste sequele di quest dove ognuna ha la sua cutscene, l'evoluzione del mondo, cioè hanno super raffinato un sistema che veramente negli anni loro hanno creato, non hanno creato, ma veramente hanno fatto evolvere. Cioè non vedo così impossibile che ci sia un giorno in cui cioè World of Warcraft diventa a tutti gli effetti Warcraft con l'evoluzione del mondo che tutti ci stiamo aspettando, quello che succede dopo Warcraft 3 The Frozen Throne, che in qualche modo è già stato detto tra l'altro da World of Warcraft. Quindi non so se un Warcraft 4 strategico c'è veramente tempo. È veramente il momento, non lo so sinceramente. Va bene. Tra l'altro dicono giustamente, non capisco un cazzo anche perché ho dato 9 a Dragon Age 2, dice De Cerberus, giustamente, quindi anche quello si aggiunge. Poi andiamo avanti, vediamo se c'è qualcos'altro, altrimenti Jacopo ti direi che puoi venire qui perché abbiamo fatto tanto, siamo partiti puntuali. 40 minuti abbondanti. Ci sono domande su Twitter, altre importanti? No, però in chat ti chiedono Doom. Doom non si sa niente? È il mio gioco, è uno dei miei tre giochi attesi del 2015, super fuori voce dal coro. Nonostante non si sappia nulla.
È andato a casa e ci doveva fare il giro Sabri. E no, non si sa assolutamente più nulla. Io lo attendo con... io sono un frustrato per il fatto che non ho potuto vedere quel gameplay che hanno mostrato al QuakeCon. Sono proprio frustrato perché che sono riusciti a non farlo uscire in tantissimo. Ci credo, nel senso che è talmente un progetto, come ho scritto anche là nei godi personali, è talmente un progetto o la va o la spacca, nel senso o gli va bene o il software chiude, secondo me, secondo me chiude con lo sviluppo dei videogiochi, è talmente un progetto con questa importanza che credo vada bene, mi auguro si siano fatti un bel po' di conti su come deve essere il gameplay, quindi lo attendo con grande ansia da iper amante di quello che è stato Doom. Ricordate queste parole quando poi di software chiuderà. Beh, io però ho detto o continuano o chiudono, perché cioè, ormai l'ultimo titolo è stato Rage. Quanti anni fa? Neanche me lo ricordo più. Che cazzo era Rage? 4 anni fa? Forse qualcosa di più. Sì, 4 no, anni di fa. Più forse no. 3 o 4? Forse lavorava già 2009. 5 anni fa? Se 2009 c'è più di 4 anni fa. Cioè, quasi 6 anni fa? Porca troia, tantissimo, vabbè. Cioè, quello è stato l'ultimo. Poi sì, è vero, si sono messi a fare il Tech 5 e tutto quanto. E infatti era 2011. Ah, 3 anni fa, infatti ho detto 3 o 4 anni fa, visto per precisione. E cioè, poi non c'è stato più nulla. Onestamente è vero, fanno il Tech 5, ma ecco, secondo me se Doom non gli va bene smettono di fare videogiochi, continueranno a fare i motori, ma a quel punto gli engine, a quel punto basta, quindi fine. Allora Bankai chiede l'ultima, poi smettiamo. Umberto in pausa caffè, è impossibile, potremmo fare tipo, è presente i proiettori di Star Wars, no? Il l'ologramma che... ogni tanto ci abbiamo provato, che lo chiamiamo anche, è molto difficile, comunque la pausa caffè deve essere una cosa veloce, altrimenti ragazzi non lo riusciamo a fare tutti i giorni, magari prima o poi potrebbe capitare, chi lo sa. No, ho visto anche un'altra domanda interessante di Varax che dice se domani commenteremo il Direct in contemporanea, visto che è durante la pausa caffè. Può essere un'idea, magari, visto che è in contemporanea, mentre facciamo la pausa caffè chiacchieriamo, ci portiamo qua. Può essere carino, una bella idea, bravo Varax, magari lo facciamo, assolutamente. Appuntamento a domani, ciao.